Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ben ritrovati al caffè in questo giovedì 15 di dicembre, 10 giorni al Natale, e trattiamo un argomento che deve essere un po' a cuore a tutti e non solo a Natale, ovvero di denutrizione, soprattutto per quanto riguarda i bambini, soprattutto per quanto riguarda tanti bambini che hanno solo la colpa, se la possiamo chiamare così, di nascere con meno fortuna rispetto ad altri. Parliamo di questo e di quello che riguarda anche l'ultimo ciclo di trasmissioni del progetto Imagine, Città del Benessere, giunto ormai alla 36esima edizione quest'anno, con il dottor Guido Bonacelli, ben ritrovato. Buongiorno. E in collegamento saluto sin da subito Stefano Cenerini, medico dell'associazione In Missione con Noi ODV, che è collegato con noi dall'Etiopia, poi scopriremo perché. Buongiorno dottore. Buongiorno. E con noi collegato invece da Bologna c'è proprio il presidente dell'associazione In Missione con Noi ODV, Massimo De Matteis, che saluto. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Beh, dottor Monacelli, prima di sentire anche i nostri ospiti in collegamento da remoto, chiaramente, abbiamo proprio qui la locandina proprio del progetto Imagine, ma oggi parliamo proprio di un argomento che è sempre più drammatico, non solo giorno dopo giorno, ma ora dopo ora. Esatto, l'obiettivo sostenibile 2 parla di fame zero, perché? Perché le Nazioni Unite hanno pubblicato i dati che ci parlano di 800 milioni di persone nel mondo che soffrono di denutrizione grave. E purtroppo il numero dei decessi è altissimo. In questa mezz'ora di trasmissione perderanno la vita 300 persone, prevalentemente bambini. E questi già sono numeri drammatici, ma purtroppo poi accenneremo al fatto che questi numeri sono in peggioramento, e spiegheremo perché. In quest'ottica parlare di un'associazione che meritoriamente in Etiopia, conosceremo questo progetto a fondo, lancia un messaggio che, tra virgolette, una metodologia che funziona, è un messaggio di speranza, di sensibilizzazione concreta a fare qualcosa di utile. Ecco, questa è solo una piccola introduzione di un argomento che svilupperemo tra pochissimo. Ora solo un piccolo spot e poi torniamo insieme al caffè per parlare proprio di fame zero, l'obiettivo proprio per quanto riguarda anche, come ha detto benissimo il professor, il dottor Monacelli, il secondo obiettivo sostenibile per quanto riguarda appunto l'ONU. Restate con noi. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Tornati al caffè, con noi in studio c'è il dottor Guido Monacelli, in collegamento il dottor Stefano Cenerini dall'Etiopia e Massimo De Matteis, entrambi dell'associazione In Missione con Noi. Si parla di denutrizione, si parla dell'obiettivo fame zero da raggiungere. Dottor Monacelli, prima di parlare con Stefano Cenerini e Massimo De Matteis, io farei di nuovo ancora un pochino, in maniera ancora più approfondita, il punto, partendo proprio dalle parole di due pontefici per una situazione che si sviluppa tra i vari continenti, arrivando proprio in Africa. Sì, due pontefici in fondo ci hanno dato delle direttive. Non c'è pace senza giustizia, assolutamente no. Non può essere pacifico un mondo così squilibrato.
e quando incontri un povero chiedigli scusa e quindi fai qualcosa. In quest'ottica il progetto Imagine ci ha fatto conoscere, ci fa conoscere esperienze che funzionano, quindi vuole essere un progetto di speranza concreta. Applicando la fame zero noi dobbiamo dire che non è solo una scelta di bontà natalizia, che già ha un valore ovviamente, ma una scelta lungimirante. Perché lungimirante? Che cosa ci dicono le Nazioni Unite? Allora, la curva demografica della Cina, che è il paese più popoloso del mondo, si sta appiattendo. Verranno scavalcati nei prossimi decenni dall'India, che ha una curva demografica in ascesa, ma con le proiezioni fatte sempre dalle Nazioni Unite sarà l'Africa il continente di maggiore sviluppo demografico. Purtroppo in questo continente si sommano gli effetti negativi dei problemi climatici che conosciamo. Quindi guardando avanti noi avremo milioni di persone a rischio di denutrizione che saranno in aumento, che chiaramente avranno tutte le intenzioni di cambiare la situazione. Quindi se guardiamo avanti e oggi partiamo dai numeri che abbiamo già detto impegnativi, l'obiettivo fame zero diventa veramente una scelta obbligata, lungimirante, parliamo della sopravvivenza. Chiunque per sopravvivere fa qualcosa e si sposta. E allora ecco che con piacere oggi presentiamo nell'ambito di Imagine il progetto di immissione con noi Onlus e quindi lascio a loro la parola di spiegare di che si tratta. Eh sì, per arricchire proprio la disamina del dottor Monacelli io andrei da un altro medico, Stefano Cenerini, che come detto è con noi in collegamento dall'Etiopia, in missione con noi ODV. Dottore, ci spiega un po' chi siete, cosa fate, da quanto tempo, ci inquadra un po' la situazione, sotto intanto vedremo anche proprio delle immagini che testimoniano quello che state portando avanti proprio in territorio africano. Sì, io sono medico, sono in Africa ormai da 18 anni, e in Etiopia da 11. Sono sempre stato in una zona rurale e nelle missioni. Questo significa trovarsi in un ambiente di campagna, ma non è la campagna che conosciamo ora. Possiamo dire che siamo indietro di un 100 o anche 200 anni. Quindi le immagini che scorrono fanno vedere strade non asfaltate, fanno vedere capanne, a volte usate come stalle, a volte usate come abitazioni. La quasi totale assenza di mobili negli alloggi. In definitiva, igiene scarsissima. Abbiamo ovviamente mancanza di bagni. Quando va bene ci sono delle latrine in esterno. Coltivazioni sì, funzionano bene, ma sono esclusivamente legate alla pioggia. Non c'è acqua per irrigare. Pastorizia, stesso problema. Quindi l'agricoltura, diciamo, dà un sostentamento, la pastorizia dà un sostentamento soprattutto legato alla pioggia. Mi preme sottolineare l'assenza quasi dappertutto della luce. Nei paesi più grandi è arrivata, e adesso io ho internet perché sono stati messi i ponti radio, ma sono molto lontani uno dall'altro, quindi io mi sono spostato in un posto per averne uno vicino. Ci sono ancora tutte queste cose e tutto questo ha un forte impatto sulla mia attività medica, perché è chiaro che mi confronto molto spesso con malattie legate alla scarsità di igiene. E quindi il mio lavoro è anche stato legato molto al guardarmi in giro, vedere che cosa si può migliorare. E in un modo così casuale abbiamo cominciato anche a pensare di tirar su, diciamo, il livello del popolo, il livello delle famiglie povere, con un certo orientamento verso le donne. E quindi quello che è venuto fuori in questo modo è stato consegnare una mucca a una famiglia.
Ecco, magari questo lo può spiegare meglio il Esattamente, dottor De Nicolas. esattamente dottore. Il progetto Bambini e Famiglie con Mucchi Incomodato d'Uso, proprio portato avanti dall'associazione In Missione con noi ODV, e chiedo appunto di perlustrarlo nel dettaglio a Massimo De Matteis, che ricordo è il presidente dell'associazione. In cosa consiste questo progetto, presidente? Sì, come ha detto Stefano, tutto è nato un po' per caso, un poco meno di 20 anni fa. Una vedova in difficoltà con i bambini fu aiutata con questa mucca da Stefano. Un piccolo semino, poi dopo pian pianino la cosa è iniziato a germogliare, per così dire, si è un po' più strutturata, per cui adesso è un progetto vero e proprio. In sostanza noi raccogliamo delle donazioni qui in Italia e facendo poi circa un 3-4 bonifici all'anno in Etiopia, al nostro riferimento locale, che è un prete cattolico, Padre Labena. Padre Labena, una volta arrivati queste donazioni in Africa, in Etiopia, si reca direttamente al mercato di riferimento di questi villaggi che abbiamo selezionato come particolarmente bisognosi. In questo mercato acquista 15-20 bovini, stilando un vero e proprio contratto di compravendita che provo anche, ecco, non so se si vede, Si ecco vede, qui. sì. Perfetto, è stilato sia in inglese che in amarico, che è la lingua, diciamo, principale in Etiopia. Quindi questa piccola mandria viene condotta in questi villaggi e viene consegnata. La consegna ovviamente non è generica, ma in precedenza c'è un lavoro fatto sempre da Padre Labena, le persone, le famiglie particolarmente bisognose gli vengono segnalate. Lui ovviamente accerta con almeno due colloqui che lo stato di bisogno, di necessità sia effettiva. Stiamo parlando dei poverissimi in un contesto di villaggi poveri rurali, cui accennava Stefano, praticamente strade assenti, solo fango quando piove, capanne che sono generalmente di fango e paglia, raramente solo quelli che se lo possono permettere hanno un tetto in lamiera, senza bagni, senza luce, senza acqua corrente. Avrete visto le immagini dei bambini che vanno a prendere l'acqua. È uno dei compiti dei bambini più piccoli: prima di andare a scuola, vanno a prendere con dei contenitori in plastica dell'acqua dai pozzi o dalle sorgenti, che ovviamente non sono nel villaggio, ma sono mediamente distanti. E quindi, come dicevo, vengono selezionate queste famiglie particolarmente bisognose e quindi viene consegnato il bovino. In quell'occasione Padre Labena fa una foto e consegna, poi fa firmare, pardon, anche un contratto vero e proprio. Un contratto vero e proprio dove il bovino non viene ceduto, ma viene dato incomodato d'uso. Questa scelta è voluta proprio perché in qualche modo impegna la famiglia, il capofamiglia in particolare, a gestire un qualcosa che di fatto non è suo. E poi, come dicevamo, viene fatta una foto, tornato a casa, Padre Labena ci invia sia la scannerizzazione del contratto che della foto, che noi inviamo al donatore per certificare in qualche modo la donazione. E come dicevo, partito casualmente, questo progetto è cresciuto notevolmente e anche con l'aiuto e con le indicazioni del dottor Monacelli, che ha quasi da subito collaborato con noi. Ed è estremamente efficace. Il nostro punto di vista è legato al fatto che si tratta di un qualcosa di estremamente semplice. E non pensiamo di dover stravolgere la cultura e le capacità di queste persone che sono dei contadini agricoltori, quindi dando una mucca diamo qualcosa che loro conoscono e sanno come gestire. Ovviamente questa mucca, come diceva Guido e come ha detto anche Stefano, diventa fondamentale in quel contesto, perché loro sono degli agricoltori allevatori. La mucca, o meglio normalmente il bue, viene utilizzato per arare. Ovviamente lo sterco viene utilizzato, il letame viene utilizzato per concimare i campi e quindi è un sostegno importante. Quando sono andato insieme a Stefano in questi villaggi, ho visto che come si faceva in Italia 100-150 anni fa, i bovini vengono tenuti all'interno delle case sia per scaldarsi, ma anche perché è un bene estremamente prezioso, estremamente prezioso.
Ecco, questo per quanto riguarda proprio l'attività e ciò che con grande impegno porta avanti l'associazione, è chiaro, dottor Monacelli, che anche queste testimonianze che ci hanno portato De Matteis e Cenerini dimostrano come la salute dell'uomo non può svincolarsi da quella che è la salute del pianeta. Sì, abbiamo parlato nelle varie, esplorato, non parlato dell'obiettivo appunto One Health, la salute unica. E torniamo alla nostra finestra che abbiamo sempre citato, dove apriamo la finestra, vediamo questo frutteto fiorito, quindi un mondo fiorito e diciamo grazie ad archeologia arborea. In quel frutteto c'è la tranquillità, c'è la pace, c'è la convivenza pacifica e diciamo grazie a rondine che sta promuovendo la pace nel mondo. Ci viene la voglia di uscire, di passeggiare e abbiamo di nuovo un grazie da dare a missione, scusate, all'Olivo e la Ginestra che diffondono la cultura del movimento piacevole della socialità. In questo bosco incontriamo delle persone che non dobbiamo considerare degli estranei. Perché? Perché anche se sono in altri continenti, abbiamo detto due cose fondamentalmente, quindi grazie a missione con noi, se non vivono bene nei loro paesi si spostano, primo fatto, ma se rimangono nei loro paesi e non hanno ad esempio delle strutture sanitarie di base, pensiamo ai vaccini, saranno loro a rischio non solo per loro stessi, ma svilupperanno... Possono sviluppare delle varianti di virus che poi si diffondono a livello planetario. Quindi One Health, la salute è la salute di tutti, in tutto il pianeta. Il mondo è unito e c'è una continua osmosi delle situazioni. Sembrano lontane, ma non lo sono. Anzi, vorrei dire che grazie a voi dell'informazione noi scopriamo un mondo che è molto più collegato di quello che pensiamo. Quindi One Health significa questo, che è un mondo integrato e stiamo lavorando. E io direi che queste quattro grandi esperienze magnifiche che funzionano da decenni, Imagine vuole sottolineare questo, metodi che funzionano da tanti anni, è chiaro che se moltiplicati sono in grado, già c'entrano gli obiettivi delle Nazioni Unite, sono in grado di risolverli, se moltiplicati, perché questo è ovvio. 700 e oltre famiglie sono uscite da fame zero. Se moltiplicassimo l'impegno, usciranno tutti da fame zero. Eh sì, e speriamo che questa nostra divulgazione possa aver portato una sensibilizzazione anche a chi ci ha seguito in vista di un Natale e che non duri solo nel periodo natalizio, come abbiamo già detto. Io ringrazio tantissimo davvero intanto Stefano Cenerini, medico dell'associazione in missione con noi ODV, che è stato con noi in collegamento dall'Etiopia. Grazie veramente, dottore, per la sua testimonianza, così come ringrazio Massimo De Matteis, presidente dell'associazione in missione con noi ODV. Grazie mille ad entrambi davvero per aver portato qui stamattina al caffè proprio le vostre parole per quanto riguarda ciò che fate, soprattutto in terra africana. Un'ultima battuta con il dottor Guido Monacelli perché si conclude per il 2022 il ciclo di incontri per quanto riguarda il caffè di Terragi legato ad Imagine, ma nuove sfide sono attese per l'anno che verrà, se non vado errato. Sì, il progetto Imagine traghetta la 36esima edizione nella 37esima edizione con tre scommesse. Non le accenniamo, lasciamo un po' di curiosità. Abbiamo parlato di quattro progetti molto solidi, adesso parleremo di tre scommesse che saranno di nuovo una bella notizia per tutti. E dunque restate con noi dopo aver passato, speriamo tutti insieme, un felice Natale e un buon inizio del nuovo anno. Ci rincontreremo proprio qui Auguri. in queste, auguri dottor Auguri a Monacelli, ci tutti. rincontreremo chiaramente in queste frequenze per continuare a parlare del progetto legato alla Città della Benessere che arriverà alla 37esima edizione. Benedizione. Numeri che cominciano ad essere Sì. ridondanti, si va verso il 40esimo, dottore. È tutto per questo appuntamento dunque con il caffè di TRG, vi ricordo ovviamente gli appuntamenti di serata 19:30, 20:30 per quanto riguarda il TG Alto Chiasso, 19:50, 20:50 per il TG Alto Tevere. Alle 21:15 torna il grande volley sulla nostra emittente con Volley Break Bartoccini Forte Infissi Perugia A1 femminile. Grazie a tutti e buon proseguimento con la nostra programmazione. Ma cosa hai messo nel caffè?
Io ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai.